Pino Viola, delegato FIOM delle officine Grugliasco. Vai. Buongiorno. Sono Pino Viola, da più di 30 anni faccio il delegato alla ex carrozzeria Bertone, che oggi è diventata Officina Automobilistica di Grugliasco. Negli ultimi 6 anni abbiamo affrontato una grave crisi, che nel 2009 aveva messo a rischio la stessa esistenza dello stabilimento, perché la vecchia proprietà non garantiva più produzione e l'occupazione per i 1000 dipendenti. Per la sopravvivenza di questo stabilimento, voglio dire una cosa, quelle lavoratrici e quei lavoratori abbiano fatto di tutto, pure andando in distacco per 7-8 mesi, c'erano lavoratrici e lavoratori che si alzavano alle 3:30 del mattino e andavano a lavorare a 50 chilometri di distanza da Grugliasco e poi tornavano a casa e facevano il primo e il secondo turno. Grazie con questa iniziativa dei lavoratori e della FIOM con l'iniziativa dei lavoratori e della FIOM siamo riusciti ad uscire dall'amministrazione straordinaria e siamo entrati nel gruppo Fiat. Per noi abituati a esercitare un ruolo contrattuale nell'azienda, il cambiamento delle relazioni si è fatto sentire. La Fiat si è dimostrata incapace di reggere un confronto credibile con la RSU. A maggio di quest'anno, in una situazione difficilissima in cui Marchiò minacciava di restituire all'amministrazione straordinaria i lavoratori, di fatto licenziarli, abbiamo sottoscritto l'intesa di Pomigliano come RSU, evitando appunto i licenziamenti. In pieno accordo con la FIOM nazionale, abbiamo comunque reso esplicito il nostro dissenso rispetto alle scelte contrattuali della Fiat. Anche nell'ultimo rinnovo della cassa integrazione, la Fiat ha preteso che l'intervento della CIG fosse condizionata all'accettazione da parte della FIOM delle clausole presenti nell'accordo di primo livello non sottoscritto dalla FIOM. La minaccia che è stata respinta era quella della cessata attività. Questo è successo non più lontano di 15 giorni fa. Tutto ciò non aveva nessuna giustificazione produttiva, si trattava dell'ennesima ritorsione nei confronti dei lavoratori. Ricordo che quelle clausole cancellano il diritto di sciopero, peggiorano le condizioni di lavoro, impediscono il diritto del voto dei lavoratori che non eleggeranno più i propri rappresentanti. Come tutti sappiamo, l'atteggiamento della Fiat non cambia, continuano le minacce, continuano le bizzarre interpretazioni sulla democrazia. Per Marchiò si vota solo quanto gli conviene. In realtà l'attacco furibondo e ossessivo ai lavoratori ed alla FIOM CGIL è solo un alibi. La realtà è che per la produzione in Italia non ci sono prospettive serie. Si punta ad una lenta ed è un'esonerabile chiusura delle fabbriche. La carrozzeria di Mirafiori è nei fatti chiusi. Si lavora soltanto 3 giorni al mese. L'avvio della nuova produzione è prevista dalle aziende dell'indotto tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014. Quanti lavoratori si occuperanno a Mirafiori e nell'indotto? Alla Lear di Grugliasco, che fa i sedili per Mirafiori, e alla ex Bertone, è aperta una procedura di mobilità. 460 lavoratori che verranno licenziati, su 580. Nell'indotto a Torino i lavoratori coinvolti nella produzione Fiat sono più di 40.000. Nelle piccole aziende siamo già alle chiusure, ai licenziamenti. L'attacco alla CGIL contro la democrazia e le libertà, Marchiò deve essere ricondotto alla ragione e alle sue responsabilità. La FIOM e la CGIL non sono state sconfitte dal fascismo e da Valletta, e almeno in proporzione Marchiò non vale tanto. Noi alla Bertone, dove alla CGIL aderiscono 700 lavoratori su 1.076,
Abbiamo sconfitto i ricatti della Fiat, adesso ci aspettiamo che la CGIL faccia fino in fondo la sua parte, perché quei lavoratori e gli 80.000 lavoratori della Fiat devono mantenere il diritto ad essere rappresentati da chi li ha tutelati nell'arco degli anni, di 60 anni. Così come tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie, di tutti i settori, devono essere tutelati dalla CGIL, che ha fatto bene oggi a indire questa grande manifestazione per dare voce al lavoro e fare proposte che vadano nella direzione di una giustizia sociale, di una maggiore equità. Serve anche una vera politica industriale contro la crisi e per lo sviluppo, per evitare i licenziamenti e la macelleria sociale. Questo governo ha il dovere di ascoltare la CGIL, di implementare le nostre proposte, perché da sempre la CGIL guarda al bene comune del Paese. Grazie. Grazie Pino. Francesca Assennato. Vieni, è delegato FLC, Federazione dei Lavoratori della Conoscenza di Roma, dell'ISPRA, tecnologa. Si definisce stabilizzata, io dico miracolata. Prego. Grazie. Allora, sì, sono delegata dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore di Protezione Ambientale, che è un ente pubblico di ricerca. La FLC, la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, mi ha chiesto di intervenire oggi in rappresentanza del mio istituto e delle altre componenti della nostra federazione. In particolare il nostro istituto ci ha visti impegnati fortemente come FLC in un percorso molto difficile, con il nostro istituto soggetto a un continuo monte e smonta da parte dei governi, un continuo sottrarre risorse, una grave situazione di precariato, perché fino a pochi anni fa più della metà del personale era precario nel nostro istituto, e ci ha visti come FLC impegnati e promotori, ci tengo a dirlo, di grandi battaglie per risolvere questa situazione. Sono stata miracolata, come diceva il segretario prima, perché nel nostro ente siamo riusciti, seppure in parte, ad applicare le norme di stabilizzazione che in una parte del pubblico impiego ha consentito di risolvere situazioni assurde che si erano create negli anni con precari, e qui correggo la compagna che ha parlato prima, il binomio giovani precari non è proprio così inscindibile, perché a fare i precari ci si diventa anche un po' vecchi. Oggi quindi voglio rappresentare non soltanto il mio istituto e la nostra situazione, ma anche gli altri compagni della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, che raccoglie di diverse anime tante persone che fanno lavori molto diversi, dalla maestra d'infanzia al ricercatore, tutti però accomunati da una convinzione comune, e cioè che la conoscenza è la più incredibile tra le capacità umane, deve essere perseguita e donata a quante più persone possibile. In questi anni di tagli beceri, devastanti nel nostro settore, una politica vergognosa ha cercato di ammazzare il sistema pubblico. Tantissimi sono stati licenziati. Tutte le strutture della conoscenza sono in gravissime difficoltà, come chiunque ha figli a scuola sa benissimo. Non vogliamo più vedere questo scempio, e vogliamo dire al nuovo Presidente del Consiglio che oggi sarebbe folle non investire nell'istruzione e nella ricerca per uscire dalla crisi. Noi vogliamo dire che una buona educazione libera e laica per le giovani persone in strutture sicure è un fattore imprescindibile per lo sviluppo, e che non possiamo rinunciare ad uno spazio di crescita e di produzione culturale non classista che non emargini i più poveri o i nuovi arrivati. Allo stesso tempo è imprescindibile mettere mano a politiche di sviluppo veramente lungimiranti, e per questo la propulsione della ricerca è indispensabile. Questa è la chiave per il futuro sostenibile. In questi tempi difficili, prima abbiamo avuto le bugie del governo Berlusconi, ora arrivano i sacrifici da fare. In entrambi i casi è fondamentale la presenza e il sostegno di una grande organizzazione
che pur con tutti i problemi è sempre stata l'unica voce di verità. Per fortuna che la CGIL c'è, questo mi sono ripetuta spesso e per questo sono orgogliosa oggi di essere qui a poter dire queste parole. Voglio ora porre l'attenzione su la questione generazionale che è stata ben richiamata prima. I 30-40enni di oggi, la mia generazione, fregata e schiacciata tra due vere e proprie ere del mondo del lavoro. Siamo gente che si trova a fare a 40 anni ciò che sarebbe dovuto iniziare a 30. Fregata da false promesse, da regole miopi e ingiuste. Anche grazie alla forte azione della CGIL e ad una nuova coscienza che si va formando nei giovani precari, siamo riusciti in questi anni a sollevare il velo di omertà dal dramma del precariato. E questo va detto, perché fino a pochi anni fa non se ne parlava proprio, ma i precari c'erano. Ora si affaccia una nuova generazione ed è indispensabile trovare soluzione per togliere la nuova generazione da questo girone infernale che brucia risorse umane inutilmente. Un precario sfruttato sembra costi meno, ma alla fine ci perdiamo tutti, perché è l'intera società che si blocca. Non è accettabile che un'altra generazione sia fuori dal gioco, e lo diceva già Rubbia nel 2003. È necessario continuare con l'impegno che abbiamo dimostrato fino a qui, anche rafforzando le strutture e le iniziative che sono state prese in questi anni, dedicate alla rappresentanza dei lavoratori precari, soprattutto in quei settori dove è più difficile. Affrontare e risolvere lo scandalo del precariato in Italia è indispensabile per arrestare il declino e invertire, speriamo, finalmente la rotta. Vorrei porre alla vostra attenzione altri tre argomenti, molto brevemente, per sostenere l'importanza di proseguire nella lotta per difendere la conoscenza pubblica dai tagli e dalla precarizzazione, che è qualcosa che interessa a tutti i lavoratori, tutti i cittadini. Il primo è legato ai terribili disastri ambientali che nelle scorse settimane abbiamo visto accadere. Disastri fatti di politiche miopi, di biechi interessi di guadagno e del progressivo depotenziamento del controllo del territorio, della società e dei nostri ambienti di vita. Il nostro è un paese bellissimo, ma fragile, in cui non si può essere superficiali nella gestione del territorio, in cui gli errori si pagano in vite umane, come abbiamo visto purtroppo accadere negli ultimi anni. Abbiamo fatto finta che i rischi non esistessero per molto tempo. È ora di svegliarsi e utilizzare i centri di produzione di conoscenza affinché forniscano le indicazioni necessarie al Paese. Invece negli ultimi anni gli enti di ricerca e le università sono stati strangolati economicamente, malamente riordinati, riempiti di dirigenti incapaci. Ignoranza, noncuranza ed inutili complicazioni e duplicazioni ci rendono impossibile al momento avere informazioni chiare sulle condizioni del nostro territorio. Noi nel nostro istituto ci occupiamo di protezione ambientale, che è il principale compito anche del Ministero che lo vigila, il Ministero dell'Ambiente. Significa protezione ambientale, conoscenza e ricerca di soluzioni per un futuro migliore e più sicuro per tutti. Dovremmo essere messi in condizione di assicurare la migliore mappatura possibile delle situazioni di pericolo e lavorare affinché si intervenga con interventi di mitigazione prima che i versanti vengano giù, prima che i fiumi esondino o che le case e le scuole crollino sotto i terremoti. E quindi speriamo che ci mettano in condizione di poterlo fare, e noi come lavoratori della conoscenza pubblica lo vogliamo fare. La seconda questione che vi porto è legata alla questione della democrazia, che nel nostro Paese è stata sotto grave attacco per tanto tempo. Troppo spesso trascuriamo il fatto che la conoscenza pubblica è un parametro essenziale proprio della democrazia. Solo conoscendo i fenomeni, la situazione di un territorio, della società e dell'economia, grazie a informazioni autorevoli, i cittadini possono scegliere consapevolmente i propri rappresentanti e i programmi. Noi vogliamo continuare a lavorare per difendere il diritto di tutti di sapere come stanno le cose e decidere liberamente. Infine c'è l'aspetto economico, che soprattutto in un periodo di crisi non può essere trascurato. Lo dicono tutti che prevenire costa meno che intervenire dopo, ma è più difficile perché bisogna saper spiegare perché, quando il fiume appare calmo, si destinano i fondi al consolidamento degli argini anziché al nuovo cinema multisala o la festa patronale.
Nel breve non paga in termini elettorali e la cittadinanza non ha strumenti per valutare la situazione. Va detto, dobbiamo avere il coraggio di dirlo e di trovare la soluzione. Perché anche in questo caso si tratta di una grave carenza culturale della politica, dell'amministrazione e della cittadinanza insieme, rispetto alla quale lo sforzo dei settori della conoscenza è fondamentale. In primo piano gli enti pubblici di ricerca e dell'università che hanno il dovere di trasferire informazioni corrette, ciò insieme all'istruzione che ha il compito di formare la coscienza civile delle nuove generazioni. Su queste preoccupazioni la CGIL sta dando sempre più attenzione e come tecnici di settore ci sentiamo meno soli. Vediamo con molto interesse le iniziative di approfondimento su questi temi che per loro natura hanno aspetti interfederali ovviamente e per le quali l'azione di confronto e di collaborazione è indispensabile. Come sindacalisti della conoscenza vogliamo proseguire e affrontare con coerenza anche le scelte non facili che la crisi economica ci metterà davanti. Credo che il senso dell'azione sindacale per noi tutti che viviamo questi anni sia proprio cercare di traghettare questa nostra società attraverso le grandi trasformazioni che ci aspettano. Vorrei concludere con l'auspicio che la CGIL tutta e insieme punti sul futuro delle generazioni e certamente potremo fare insieme un buon lavoro. Grazie. Grazie Francesca, grazie davvero. Pasquale Casarano, un altro volto del precariato in questo paese, lavoratore in somministrazione dell'INPS di Napoli. Grazie. Care compagne e cari compagni, lavoratrici e lavoratori, quest'oggi sono orgoglioso di stare qui tra voi. Voglio dirlo in maniera chiara, convinta e all'inizio del mio breve intervento. Innanzitutto vorrei ringraziare il NIDIL, la mia sigla, lasciatemelo dire con un pizzico d'orgoglio, ed anche tutta l'intera CGIL per avermi dato ancora una volta la possibilità di esprimermi dinanzi a questa bella e numerosa platea. Con manifestazioni come quella odierna, che sono un bene per la democrazia, noi precari usciamo da quell'anonimato che contraddistingue tutti i nostri rapporti di lavoro. Con iniziative come quella di oggi abbiamo la concreta opportunità di uscire allo scoperto e raccontare le nostre storie. Io vorrei lanciare un appello ai tanti, troppi precari che come me affollano le gradinate di questo palazzetto dello sport. Da giornate come queste, a mio modesto avviso, deve ripartire l'orgoglio di un'intera generazione. Che dire? Nel corso di questi ultimi giorni ho provato una serie di emozioni incredibili ed altalenanti. Sono passato dall'incredulità alla felicità per le dimissioni dell'ex Presidente del Consiglio, fino all'attesa per la nomina del nuovo capo del governo e alla curiosità per la creazione del programma del nuovo esecutivo. Personalmente apprezzo la sobrietà del professor Monti, ma non basta. La parola chiave della nuova agenda politica, come ricordava il segretario nelle tante interviste, deve essere discontinuità. Discontinuità nei modi, negli atteggiamenti, nel lessico, certo, ma anche discontinuità nelle politiche sociali e soprattutto nelle politiche del lavoro. In Italia, ad esempio, esistono 46 contratti atipici che consentono a nuovi lavoratori di entrare nel moderno mercato del lavoro e purtroppo anche di uscirne con una certa facilità. Il proliferare di questi contratti costituisce un'autentica tragedia sociale che coinvolge soprattutto i giovani, ma non solo i giovani. E chi in queste settimane dice che intende risolvere il problema del precariato, sappia che deve innanzitutto cancellare quelle norme che oggi consentono il lavoro precario. Norme volute dal partito trasversale della precarietà e che purtroppo riguardano anche la pubblica amministrazione. Lo dico da ex precario dell'INPS, uno dei 1.800 in Italia, uno dei 236 in Campania, 236, che in una regione bella ma difficile come la Campania significa un'autentica tragedia, uno di quelli che dal 2006 era entrato in maniera funzionale all'interno dell'ente, dando un significativo contributo per il raggiungimento di elevati standard assistenziali e produttivi, uno di quelli che erogava all'utenza servizi essenziali come la cassa integrazione, la disoccupazione, l'invalidità civile. Diciamolo francamente,
Dietro l'idea di lavoro pubblico c'è un'idea di società e questa idea si può sostenere o distinguere con il lavoro pubblico. Con la precarizzazione del pubblico impiego si sta chiaramente mandando alla deriva l'idea di lavoro, sempre più declassato come merce povera. E questa è l'ennesima anomalia tutta italiana. Si formano lavoratori e poi, anche nella pubblica amministrazione, dopo un tot di anni, li si manda tutti a casa. E questo, compagni e compagni, non è successo per caso. Noi ex somministrati INPS, che rappresentavamo a livello nazionale il 6% della forza lavoro presso l'istituto, siamo stati licenziati da una legge dello Stato, la 122 del luglio del 2010, che ha prescritto dei forti tagli al lavoro precario nelle pubbliche amministrazioni. Un governo, quello precedente, che ha dequalificato l'idea, il concetto di lavoro e che non ha rispettato nemmeno un voto bipartisan della Commissione Lavoro che richiamava la continuità occupazionale per tutti i precari INPS. In questo modo si è depauperato un patrimonio di energie, di professionalità, di conoscenza, di esperienza, ma anche un istituto di utilità sociale, un istituto che eroga servizi a tutti. Sì, perché la precarietà di sistema taglia sul lavoro, ma anche sui servizi. Era inevitabile dunque che accadesse ciò che le cronache riportano da qualche mese a questa parte, e cioè una pesante disorganizzazione operativa per l'ente, con conseguente forte disagio tra gli utenti. Ma si può ancora voltare pagina. Ad esempio, rispettando la risoluzione datata 31 marzo scorso della Commissione Lavoro e puntando ad una deroga al blocco delle assunzioni. Solo così avremo servizi di qualità per i contribuenti e un futuro anche per noi giovani. Compagni e compagni, bisogna essere chiari. Noi precari non firmeremo più a nessuno deleghe in bianco. O si interviene nella distribuzione della ricchezza in modo più equo e si rimettono al centro i diritti, il lavoro, la gente, oppure siamo pronti ad un'ennesima azione di contrasto politico-sociale. Lo faremo oggi così come l'abbiamo fatto ieri. Perché sia chiaro, non è stato solo lo spread, la pressione dei mercati, la bocciatura internazionale ad aver sconfitto Berlusconi. Il declino della destra in Italia è avvenuto perché tante forze sociali, e noi della CGIL tra queste, hanno contrastato le politiche neoliberiste di un governo in distonia col Paese. Lo abbiamo fatto, consentitemi, anche rischiando l'isolamento dalle altre sigle. E fortunatamente con noi anche tanti italiani, attraverso elezioni amministrative, consultazioni referendarie e mobilitazioni di larghi strati della società civile, hanno detto che intendono costruire un'altra società, basata su un nuovo modello di sviluppo. Hanno mandato a casa Berlusconi, che nel corso di quest'ultimo ventennio ha promesso il Bengodi a tutti, ma poi se l'è fatto consegnare in forma privata dai Bisignani di turno. Ma guardate, non è tutt'oro quello che luccica. Esiste un rischio concreto, il rischio che il Cavaliere sia uscito da Palazzo Chigi, ma che il berlusconismo sia rimasto saldamente insediato nelle istituzioni e nel potere. Per tale ragione il nuovo esecutivo deve adottare con urgenza misure che rispondano a criteri di equità e di discontinuità con il recente passato e non discutere, come purtroppo sta facendo, di reintroduzione indiscriminata dell'ICI, di superamento del tetto dei 40 anni di contributi per le pensioni di anzianità, di aumento dell'IVA, provvedimenti che colpirebbero ancora una volta lavoratori, pensionati e sancirebbero il definitivo ristagno dell'economia. Si vuole davvero salvare il Paese? Bene, si faccia pagare chi finora non ha pagato, introducendo ad esempio la patrimoniale. E soprattutto si trovino risposte ai tanti problemi del lavoro. Si dia più di una speranza alla generazione di nuovi schiavi, oggi condannati alla disoccupazione e alla marginalità, costretti a lasciare le proprie terre o a vivere di precarietà e lavoro nero. Voglio ribadirlo. Noi ex somministrati INPS vogliamo che si riparta dal lavoro, quello vero. Vogliamo una riforma strutturale del moderno mercato del lavoro, non però sul modello della flex security, che divide un po' semplicisticamente il mondo del lavoro fra ipergarantiti, che francamente noi non vediamo, e iperprecari. Vogliamo che non vengano smantellati i diritti acquisiti grazie alle lotte novecentesche. Vogliamo che questa crisi non diventi l'alibi per completare l'opera di macelleria sociale, introducendo norme, ad esempio l'articolo 8 voluto da Sacconi, o abrogandone altre, l'articolo 18 dello Statuto, il tutto a tutto danno dei lavoratori. Badate,
Da ex precario della pubblica amministrazione, confesso che nel corso di questi ultimi mesi ho partecipato a tante manifestazioni delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici. E vi dico una cosa, se anche il pubblico impiego è in fibrillazione per le continue controriforme che lo hanno riguardato, allora vuol dire che noi lavoratori, tutti, abbiamo bisogno di più unità per vincere la sfida contro questo sistema perverso che ha condotto il mondo al disastro. Io penso che possiamo farcela. Certo, non sarà facile ricostruire dalle macerie, ma credo che oggi ci siano le condizioni per riaprire la partita e dire al Paese che parole come giovani, lavoro, beni pubblici, Stato sociale, anziani, non saranno più parole vuote di un agire politico senza meta. Questo messaggio di unità che oggi lanciamo come CGIL non sarà il solito urlo strozzato in gola a pochi passi dal traguardo. Oggi il cantiere dell'alternativa sociale si rimette in moto, pretendendo più diritti, più dignità per i lavoratori, per i precari e per i pensionati. Sappiamo, viste le potenti lobby presenti in Europa ed in Italia, che non sarà facile uscire da questa crisi di sistema, ma noi, con la forza delle nostre idee ed il coraggio delle nostre azioni, ci candidiamo con un pizzico di fierezza ad essere i promotori dell'alternativa, perché sappiamo di essere nel giusto e perché sappiamo che il potere delle persone è molto più forte delle persone al potere. Grazie a tutti. Grazie Pasquale.